La didattica resiste in presenza e al liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio tornano persino le attività scolastiche esterne. Due incontri organizzati col patrocinio e il sostegno del comune di Viareggio al Teatro Ienco il 30 novembre e il 1 dicembre che coinvolgeranno 375 studenti. Protagonista Carlo Cosmelli, docente di fisica della Sapienza di Roma e noto divulgatore scientifico televisivo che terrà una lezione ai ragazzi su temi molto attuali, la lotta alle fake news e l'impiego del linguaggio scientifico. Un progetto ideato dalla professoressa Angela Palermo e sostenuto da tutto lo staff del liceo Viareggino. Il progetto nasce da una mia idea, da una profonda convinzione che ho, che è quella di far convergere filosofia e fisica, di superare la settorializzazione tipica del sapere scientifico, far comunicare tra di loro materie umanistiche e materie scientifiche. La scelta dei temi è stata dettata dall'emergenza che stiamo vivendo oggi, un'emergenza linguistica, e ci serve una riforma del linguaggio per cercare in Italia di portare avanti una rivoluzione culturale di cui c'è urgente bisogno. È un'occasione che in qualche modo rappresenta una sorta anche di scommessa, no? Sul futuro, sperando che tutto quello di brutto che abbiamo vissuto in questi anni possa essere lasciato alle spalle e che la scuola possa riprendere a svolgere la sua funzione anche come motore dal punto di vista culturale a livello territoriale. Un progetto di alto profilo che ha entusiasmato i ragazzi coinvolti, quinte, quarte e terze. Sicuramente in classe abbiamo già affrontato appunto questa interdisciplinarità che c'è tra fisica e filosofia e con questo convegno approfondiremo al meglio quello che abbiamo già trattato un po' in classe. Sicuramente dopo due anni dove ognuno era nella propria casa a distanza siamo tutti molto fieri, molto contenti di avere un evento in presenza che ci riavvicina un po' tutti e ci fa ritornare piano piano verso la normalità.